Si chiamava Vladimir Popov, 23 anni di età, l'uomo di cui vi ho parlato ieri in uno dei miei video, il quale stava nuotando nelle acque del Mar Rosso a Hurghada in Egitto quando all'improvviso è stato attaccato e ucciso da uno squalo tigre. Il padre Yuri, il uno squalo bianco, scusate, il padre Yuri guardava senza poter far nulla mentre lo squalo girava intorno all'uomo e lo stesso uomo urlava papà, papà, ma è stato trascinato sott'acqua, lo ha attaccato. E il povero Vladimir purtroppo è morto. È stato attaccato dapprima dallo squalo bianco, Baro Rosso, e poi lo squalo bianco ha deciso di ucciderlo, di farlo fuori. La vicenda in questione è riportata sul web, c'è addirittura un video straziante, l'uomo lotta, ma alla fine il grosso animale lo uccide, lo fa fuori, e ne è stato infatti sbranato dal grande animale. Lo shock in Egitto è stato registrato grazie a questa morte inspiegabile, segno evidente del fatto che effettivamente parlando le acque egiziane sono popolate di squali. Iscrivetevi al canale di YouTube Nanatovi Italiano, commentate Vladimir Popov, riposi in pace. Amen.